sia molto chiaro a tutti che la fonte nucleare di energia è una fonte a cui nessun paese può rinunciare. Oggi non è più possibile stare fuori da questa possibilità, appunto, di creazione di energia dall'atomo. Quanto al luogo dove potrà nascere la prima centrale, bisogna che prima di individuare un posizionamento si cambi l'opinione pubblica italiana. I cittadini italiani oggi, a sentir parlare di centrali nucleari, si terrorizzano e tutti dichiarano, almeno il 54% dichiara, secondo l'ultimo sondaggio, di considerare necessaria la costruzione di centrali, ma poi quando domandi le accetteresti nel tuo paese, nella tua provincia, nessuno dice di sì. Bene, dobbiamo fare una vasta opera di convincimento guardando per esempio alla situazione francese. Nella Francia, che conosce la sicurezza delle centrali, le comunità locali scendono in campo, fanno dimostrazioni, fanno la guerra quando si tratta di costruire una nuova centrale per averla in casa loro. Io ho parlato di questo a lungo anche con gli esponenti della nostra televisione di Stato e stiamo già lavorando a un progetto per raccogliere le esperienze dei cittadini francesi che abitano di fianco a una centrale e per portarle qui al fine di iniziare un lavoro che non sarà facile, che probabilmente durerà anche più di un anno, ma credo che sia un lavoro preliminare prima di dover mettere il dito e dire ecco, una prima centrale nascerà qui. Quanto all'anno di partenza dei lavori, il ministro Scajola è fieramente intenzionato a far partire i lavori nell'ambito di questa legislatura, cioè entro 3 anni. Nella Francia, che conosce la sicurezza delle centrali, le comunità locali scendono in campo, fanno dimostrazioni, fanno la guerra quando si tratta di costruire una nuova centrale per averla in casa loro. Scendono in campo, fanno dimostrazioni, fanno la guerra quando si tratta di costruire una nuova centrale per averla in casa loro. Cambi l'opinione pubblica italiana. Bene, dobbiamo fare una vasta opera di convincimento. Io ho parlato di questo a lungo anche con gli esponenti della nostra televisione di Stato, prima di dover mettere il dito e dire ecco, una prima centrale nascerà qui, prima di dover mettere il dito, prima di dover mettere il dito, prima di dover mettere il dito. Quanto al luogo dove potrà nascere la prima centrale, vogliamo anche vincere il cancro, che colpisce ogni anno 250.000 italiani e che riguarda quasi 2 milioni di nostri cittadini. Vogliamo anche vincere il cancro, 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 cancro. Oh, 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 oh